Però la cosa importante è la chiarezza sull'avatar. Cioè io farei così prima di creare l'annuncio o il posizionamento. Andrei a parlare con i genitori di questi e dirgli: ma perché hai pagato per tuo figlio? E qualsiasi cosa ti dicano la dici tu. Pete, lo fai, te lo faccio io il posizionamento. Fallo te, che sei un fenomeno. Fai un messaggio di marketing che comunica ai figli in quasi professionisti. No, devo comunicare ai genitori. Ai genitori. Il genitore è quello che ti dà il grano. Sì. Il genitore, quando ha il figlio mezzo forte, talentuoso, non è che trasformi i brocchi in talenti, te immagino. Ni. No, escludi i brocchi no. Ma tu intendi senza talenti fisici? Allora, i fenomeni devi aiutare. Sempre la solita storia, 4%. Ah, i fenomeni, 4%. Anche meno. Cosa dobbiamo dire ai genitori? So quanto è importante la carriera sportiva per tuo figlio. Può essere perché ha un talento innato, o può essere perché hai già investito tanto nella sua crescita sportiva, o magari perché semplicemente è la sua passione. Purtroppo per un'età, soprattutto adolescenziale, ci sono molti cambiamenti all'interno di un ragazzo o di una ragazza. Può essere dovuto all'ambiente che cambia, la crescita, i primi dubbi anche. La maggior parte degli atleti devi sapere che il 90% vede distruggere la propria carriera sportiva proprio in quell'età. La fascia tra i 12 e i 19, l'età dei teenager, è quella dove la carriera di tuo figlio può prendere due direzioni completamente opposte. Quella in cui lui magari molla, o lei molla, perché gli va via la passione, o perché si infortuna, o perché non riceve i suggerimenti giusti da parte di un coach e non riesce a evolvere la sua carriera, oppure quella in cui esplode definitivamente e diventa la migliore versione dell'atleta che poteva essere. Io mi occupo esattamente di questo, di liberare tuo figlio o tua figlia dai blocchi che lo fermano, dai possibili cambiamenti di percorso, e trasformare nella migliore versione dell'atleta che può essere. Lo faccio attraverso le mie cose di coaching, io ho già aiutato migliaia di persone, e seguimi, vai sul sito, call to action finale. Bravo. Io metterei giù così. Però non conosco l'avatar. Se conosciamo l'avatar meglio, puoi andarci molto più in profondità. Cioè io farei così prima di creare l'annuncio o il posizionamento. Andrei a parlare con i genitori di questi e dirgli: ma perché hai pagato per tuo figlio? E qualsiasi cosa ti dicano la dici tu. Però la cosa importante è, come diceva Fabio, la chiarezza sull'avatar. Perché se tu vuoi attrarre il genitore che investe duro, io ad esempio conosco molto bene il tennis, perché in famiglia molti dei miei cugini giocano a tennis, è una famiglia di tennisti. Mi spiegavano che nel tennis il genitore investe duro perché vuole, anzitutto, lì è anche un fatto di ego, sono famiglie abbienti, vogliono che il figlio sia il più forte del suo circolo di amici, perché giocano tutti tra di loro nel circolo, vogliono che lui sia il più forte del circolo, quindi ego puro. Ma anche il fatto che dire: ho investito tanto nelle lezioni private, adesso voglio che lui faccia il salto, magari vinca un torneo. Se lo vuole anche lui. Per il trofeo, capito? Quindi se conosci l'avatar, però non devi andare sul magari tuo figlio ha iniziato a fare le prime lezioni di tennis, magari non è convinto se proseguire oppure no. No, io voglio andare sul genitore che dice: io ho investito duro, adesso devi vincere, capito? Non devi andare sul brocco, su chi forse si sta appassionando. Se vuoi l'adolescente, devi avere quello che ci crede, o il genitore che ci crede per lui. Dai, ottimo. Ok? Direi.